Non ci sentiamo soddisfatti perché probabilmente comunque le aziende non ci percepiranno vicini, perché hanno i suoi problemi, gli gira le scatole, perché in fondo alla settimana non tornano, perché magari uno va a casa e a casa da mesi non la cassa. Come elementi positivi di fronte a situazioni così anche talvolta drammatiche. Allora, io credo che bisogna stare sul pezzo, in questo senso, e cercare ulteriormente di farsi sentire vicino. Credo anche che noi in Italia abbiamo un caso che è portato dal fatto che questa crisi va a buttarsi sopra più di 10 anni di non crescita del nostro paese. Mentre il mondo cresceva, mentre l'Europa cresceva più lentamente, l'Italia non cresceva. E sono più di 10 anni. A questo stato di fatto ci si è buttata sopra la crisi che ha aggravato il tutto. L'altro elemento del caso Italia, lo dico nelle cifre che ha letto prima di Nicola, che ho apprezzato nel suo intervento, le modalità con cui si è posto, è anche che è una crescita che non ha avuto su questa materia, perché dal momento in cui per difendere l'azione di governo si tirano fuori cifre che sono da regione e che sono più o meno le cifre in questi 12 mesi che sul campo, diciamo saranno il doppio, il triplo, ma non è paragonabile, Nicola ha fatto l'elenco di una roba che è sotto i 2 miliardi di euro. I nostri concorrenti pagano 100 miliardi, 50 miliardi, 60 miliardi, perlomeno ci ha buttato 50 miliardi. Lo Stato ci ha buttato meno, per la crisi ci ha buttato 50 miliardi. E al di là della polemica politica, noi non possiamo pensare di uscire dalla crisi con il motore in filo di ripartire, con 2 miliardi, con 3 miliardi, con 5 miliardi. Quello che si può fare questa regione lo si fa, ma il termine diciamo è questo. Quello che vale per il paese vale anche per la Toscana. La Toscana ha più di 10 anni che è finita, come detto. La Toscana ha un problema strutturale che è quello del resto del paese e che è quello di avere un'economia che è basata troppo su, come si dice, settori classici che tirano poco. E basata poco su settori innovativi che oggi sono gli unici che consentono a un paese industrializzato di stare sul mercato internazionale. E noi siamo rigirati grazie, oltre il fatto di avere questa peculiarità nazionale. Allora, o ci si rende conto che noi siamo di fronte a un compito straordinario, dove è finita dopo l'ora di darsi il voto, ma deve iniziare l'ora di dire si butta il cappello operario e si dà il colpo di reni e si invita la società toscana a farlo con impeto, con intelligenza, con forza, come sa fare in tutte le sue battaglie, come l'ha fatto per la sanità, per il sociale, questa volta lo fa per la crescita, o secondo me non si resta una delle regioni più competitive a livello europeo, perché sarebbe un paese che è il meno competitivo a livello europeo e i toscani non ci possono stare a essere una regione normale in un paese poco competitivo a livello. Se si vuole provare a stare nel nostro posto, bisogna, come dire, uscire dalle chiacchiere, rimboccarsi le mani e sapere che sanno cose straordinarie: l'ottimizzazione della macchina pubblica, una misurazione di come la macchina pubblica è efficiente, la città metropolitana, diceva prima Laura, l'azienda, roba grossa che se si tiene la crosta tutta intatta non si fa, se invece si prova, come dire, piano piano a rompere, bene, si può rompere solo se c'è una forte condivisione sociale e politica, allora forse ci si può fare e io credo che questo sia l'obiettivo che ci sta più in avanti nell'uscire dalla crisi, ma guardare anche al dopo crisi. Penso che la prossima legislatura regionale che si apre potrebbe essere anche quella, in questa sfida la lancia la società toscana, sapendo la politica da sé non ce la fa, tantomeno se la fanno delle aziende che ora sono queste condizioni. Grazie.
una parola.